Il primo pallone che sarà giocato in questa sfida d'esordio è quello del numero 3, Claudia Barone, una delle novità di quest'anno per questa Planet Stranolite, che si presenta subito a segno con Graziella Lore, dunque 1-0. Abbiamo messo da parte per un attimo i preamboli per vedere un po' quello che è stato lo svolgimento del primo punto, quello inaugurale, quello della stagione 2021-2022 qui dal palazzetto di Petara, dove si stanno affrontando Planet Stranolite e JSON.com Fly Volley Marsala. Una sfida già subito che profuma di alta classifica, ma mettiamo da parte, diciamo, quelli che sono i propositi generali del campionato e andiamo a goderci appunto la sfida, la prima di tante sfide. Questa è quella del girone P, quella di una nuova stagione, speriamo che sia quella di un nuovo inizio. E intanto Ludovica Conti firma il 2-0 per la Planet. Dicevamo, quella che sia, speriamo, un nuovo inizio, una nuova vita dopo una stagione transitoria, quella che è stata, diciamo, quella della passata stagione, la stagione, quella dell'inizio del campionato che doveva essere fissato in novembre, poi è stato fissato in gennaio e piano piano si è andati alla conclusione con la Planet che ha centrato i playoff ha concluso il campionato, adesso si presenta rinnovata con Graziella Lore, con Claudia Barone, con Ludovica Conti, come vi abbiamo detto. Adesso magari andremo a elencarle una per una. Intanto c'è Pirrone per Marsala, che va a segno dunque 2-1 a favore di Planet, primo set. Dunque, andiamo a vedere quali sono gli schieramenti, anche se probabilmente l'avete già sentito in viva voce, grazie alla diciamo, parte, diciamo, quella spiccherata, quella della presentazione, quella dello starting six, della presentazione generale della partita. Per quanto riguarda Marsala, troviamo in posizione di opposto Diana Spanò, poi in prima linea tra le schiacciatrici Doriana Loiacono con la maglia numero 2, Chiara Scire con la maglia numero 3, Diana Spanò invece ha la maglia numero 1. Intanto vediamo che cerca di rincorrere questo pallone, Claudia Barone non vi riesce, aggancia il pari Marsala, dunque 2-2. Continuiamo con la formazione ospite, Martina Pirrone con la maglia numero 6, centrale, l'altra centrale Francesca Campagna con il 13, al palleggio Carlotta Simoncini con la maglia numero 10, il libero è Giulia Modena con la maglia numero 7. Il tecnico è Marco Adornetto, coadiuvato dal suo vice Giuseppe Viselli. Per quanto riguarda invece le ragazze che occupano la panchina della formazione in maglia bianca, che sta attaccando da sinistra a destra, come sicuramente potete capire, adesso proprio con Martina Pirrone va a segno per il punto del 3-2. Panchina, Maria Giovanna Catania con la maglia numero 5, una palleggiatrice, Arianna Titone con la maglia numero 8, una centrale come Martina Antico con la maglia numero 9, palleggio Claudia Casoli con la maglia numero 11, Gaia De Marco con la maglia numero 18 e la schiacciatrice. Questi dunque a disposizione di Adornetto, le giocatrici in panchina. Lo sguardo agli arbitri, primo arbitro sono entrambi di Palermo, Rosera Lobuglio, secondo arbitro è Flavia Caltagirone. Per quanto riguarda invece la Planet, adesso attacca con il Miuccio, Cerepova la alza per Lore, pallone fuori appunto punto Marsala. Aveva per un attimo esultato Graziella Lore, però evidentemente così non è stato, per cui punto a favore di Marsala. Va sul 4-2 adesso. Battuta Marsala adesso con Simoncini, poi Barone, alza Celepova, di nuovo si ripete lo scambio con tentativo da parte di Davie, che ha provato a rimettere in gioco Lore. Adesso vediamo Lore. 3-4, rimette in partita la Planet, che è andata sotto in queste prime battute abbastanza vibranti. Dicevamo, Graziella Lore e Claudia Barone che compongono la linea delle schiacciatrici, poi Nicole Cerepava al palleggio, le centrali sono Valentina Leone, maglia numero 9, e Ludovica Conti, maglia numero 13, e poi troviamo posta Giulia Miuccio. Libero Vera Davi, ex Condor, una delle più giovani del gruppo. Intanto punto Marsala 3-5, numeri di maglia 2 Lore, 3 Barone, 7 Davi, 8 Cerepova, 9 Leone, 10 Miuccio, 13 Ludovica Conti. A disposizione di coach Francesco Andoloro, coadiuvato da Agata Licciardello, troviamo Gabriella Questella con la maglia numero 18, Ludovica Polizzi con la maglia numero 12.
Erika Nicoloso con 15, 16, Daria Macaluso, 17, Angela Milazzo, altro punto intanto di Marsala. È una novità, tante le novità di fatto, Milazzo, Conti, Polizzi, Cerepova, Davi, Barone, Lore, insomma, una formazione ampiamente rinnovata, è stata mantenuta per lo più quella che era la struttura giovanile, quella che ha partecipato appunto alle finali Under 16, finali territoriali nello scorso campionato. L'ultima si è aggregata al gruppo Giulia Ruggeri 2007. Ex Condor che ha svolto le finali nazionali concentrando l'ottavo posto lo scorso campionato, così come era stato per il duo Davi che appunto gioca libero, ma per l'altra diciamo che è Franceschini, Rita Franceschini, che però è assente per un problema, un infortunio che la terrà lontana per un po' dai parquet. Anche queste entrambe appunto ex Condor, così come Ludovica Polizzi, che essendo una 2006 invece compagna di squadra, ex appunto Under 16 compagna di squadra appunto dell'altra, è arrivata Giulia Ruggeri, insomma in quattro in definitiva dalla Condor. Adesso sbaglia l'attacco Giulia Nucci, c'è intanto il time out, dunque si riparte dal 3-8, vediamo un po' con Marsala che è andato in battuta, l'attacco di Lorè che prova il pallonetto, non passa. Davi, ancora un attacco di Lorè ben difeso dal libero Modena, poi l'attacco di Simoncini, ancora punto Marsala, è stata forse probabilmente una palla toccata in maniera scorretta dalla Planet, 3-9, prima battuta non certo facile, dopo un avvio buono della Planet aveva centrato due punti sulle prime due azioni d'attacco. Adesso pian piano sta perdendo colpi con il passare dei minuti la formazione di Mandalore. Altro punto, stavolta in ace, che si complica la situazione per la Planet. 10-3 il punteggio, ace di Shire. Lore. Cerepova complica la vita Leone, altro punto Marsala, ci mette del suo la Planet. Miuccio che prova a dare una sterzata alla Planet, vediamo l'attacco dall'altra parte invece di Simoncini, ancora Miuccio, Cerepova, vediamo Lorè, prova la diagonale con la mano destra, la sua preferita, dobbiamo dire, sotto rete. Il pallonetto di Lorè è il punto Planet, 4-11 adesso. Simoncini per Marsala, qualche problema, è il punto. Sto cercando di capire perché, perché guardo il primo arbitro, però non do le indicazioni, quindi è chiaro che l'indicazione va al secondo arbitro. Punto è Planet. 5-11. Consultazione tra i due arbitri. Episodio controverso questo che capita sul 4-11. L'assegnazione del punto sembra essere dato per il momento alla Planet, ma potrebbe essere sconfessato. No, il punto è Planet. Quindi
se non andiamo errati adesso si va sul 5-11, anche se il tabellone indica ancora 4. Vediamo un attimo su qualche conciliabolo dalle parti del segnapunti Planet Giusy Conti. Niente da fare, si rimane sul 4-11, dunque Cerepova in battuta, Simoncini arriva a Scile, piegate le mani di Lore, e dunque siamo adesso a 4-12, quindi quello che poteva essere un possibile ritorno della Planet, almeno un tentativo di riprendere il match, non è andato a buon fine. Dunque 4-12 adesso. Non ci dimentichiamo naturalmente dei nostri sponsor che state vedendo in sovraimpressione, i nostri cari compagni di viaggio che anche per quest'anno hanno deciso di accompagnarci per la stagione 21-22. Ci sono delle novità che hanno voluto contribuire alla causa della Planet, e ve li andiamo ad elencare. Naturalmente il nostro title sponsor, che è quello che consente di portare il nome alla Planet Volley, la Strano Light Illuminotecnica. E poi c'è il main sponsor, che è Lombardo Shop Informatica e Telefonia, official sponsor Peugeot Fratelli Villa Mazda S2, ma Peugeot Fratelli Villa è anche concessionario Citroen e DS. Lo troviamo anche Franco Multiservizi, avete visto non a caso l'inquadratura a inizio della gara, un po' prima diciamo dell'ingresso in campo. Ci sono appunto i nostri due steward, consentiteci di chiamarli così, che si trovano appunto ai bordi del campo e sono gli uomini della sicurezza che rappresentano appunto uno dei nostri sponsor, che è Franco Multiservizi. Poi troviamo tra i premium partner Nico System, Vodafone Centro Sicilia e Porti di Catania, che è una novità rispetto allo scorso anno, e poi Sisil Food. Tra i partner Costa Coffee Store, SF Multiservizi Italia e Bertorotta Macchinari Industriali. Tra i supporter SG, vendita caffè, distribuzione bevande, e Supplier, che è Amfrasport, ormai storico marchio di sponsorizzazione Planet. Adesso c'è Barone, però il polso addirittura, ma il pallone era già abbondantemente fuori, in out. Dunque 5-14 adesso. Miuccio adesso sbaglia un'azione d'attacco, 5-15, sta rischiando di dilagare. Claudia Barone, una delle atlete più esperte della Planet, ma intanto in battuta è andata Marsala, che va a conquistare un altro punto. Dunque 5-16, non cambia la musica, le parti della squadra in maglia nera. La battuta è data Diana Spano, adesso la Planet che manovra, non sente difficoltà. Barone cerca di schiacciare da posto 4, ci prova adesso con un pallonetto, però due volte a sorprendere la retroguardia di Marsala, o meglio la prima linea, ma non è fatto. Adesso vediamo Miuccio, il muro è impetuoso da parte di Loiacono ed è 5-17. Lore, Barone, Modena difende, Simoncini alza per Campagna e poi Leone, 6-17 il parziale. Proprio Leone che è andato in battuta, Simoncini,
provato campagna senza troppa convinzione. Cerepova, alza. Lorè prova a rifinire. Intanto è entrata in campo Erika Nicoloso, maglia numero 15. Vediamo un attimo che l'accede il campo, c'è Miuccio in panchina. Guardate che in questo frangente sta giocando senza libero. Vediamo in panchina anche da lì. Vediamo Barone, riesce a trovare un buco e fa 7-17. Situazione non certo facile quella della Planeta per tentare di recuperare questo primo set che appare abbastanza compromesso, però la Planeta ha il dovere di provarci, quantomeno cercare di scaldare poi i muscoli in vista del secondo set, quello di recupero. Adesso c'è un pallone direttamente in out di Leone, dunque 7-18 il parziale. Barone in bagarre direttamente dall'altro lato, Simoncini alza per Scirè, pronta la risposta in seconda linea di Graziella Lorè, ancora l'attacco che viene provato da Simoncini, palla che rimbalza sul nastro di Campagna e dunque punto Planet 8-18. Simoncini. Conti poi Cerepova, Barone, una bellissima combinazione tutta in orizzontale, punto numero 9 Planet. Andalora dà indicazioni a Erika Nicoloso che va proprio in battuta. Palla che accarezza la linea e il punto è Marsala. Peccato davvero, poteva essere un ace. Erika Nicoloso è una delle giovani, una delle promesse. Classe 2007, ruolo opposto. L'anno scorso finalista, tra le finaliste insieme a Daria Macaluso, insieme a Irene Magro, Gabriella Guastella, di quella under 16 che è arrivata alle finali territoriali, persa poi con la Condor per 3-1, però insomma è stata alla fine una grande stagione per questa squadra. Barone, l'urlo liberatorio adesso 10-19, è un buon momento questo della Planet, peccato davvero perché non ci fosse stata questa fase centrale della partita un po' così di sbandamento, probabilmente la Planet sarebbe rimasta assolutamente in gioco sino a magari mantenersi con qualche punto di distacco. Ma indubbiamente bisogna dare i meriti al Marsala che adesso sbaglia questo attacco, ci mette troppa energia nel destro. Scirè, time out adesso a destra. E a destra ovviamente dei vostri schermi. Adesso Nicoloso difende ottimamente questo pallone per attaccare la re, però la palla rimbalza 2 volte sul nastro e a gioco facile Marsala con Pirrone che riesce a portare le bianco-azzurre, almeno così vediamo dalle maglie. In punto numero 20, 20, 11 il parziale in favore di Marsala. Se Marsala fosse una delle squadre sicuramente più preparate, più attrezzate per poter, diciamo, competere nel salto di categoria, lo si sapeva, però chiaramente ha approcciato sicuramente meglio sino a questo momento. Intanto appunto di Scirè 11-21, ha approcciato meglio rispetto a una Planet che aveva iniziato bene, però pian piano non è riuscita a limare gli schemi e fatto vedere, diciamo, poche cose positive, se non con Barone negli ultimi minuti. Adesso c'è un grande salvataggio di Marsala che riesce a far passare il pallone dall'altro lato con Scirè. Lorè, ancora Scirè a terra, poi ci prova Pirrone, il muro vincente di Ludovica Conti, 12-21. Cambio dentro Guastella, maglia numero 18, Gabriella Guastella, esce Cerepova, fa ruotare. Andaloro, 11-22, non 21.
segnato un punto alla Planet, evidentemente non era così, comunque abbiamo subito corretto. Vediamo Guastella, Conti, punto di Conti, su alzata di Guastella, Guastella che è entrato in campo al posto di Cerepova, dunque un cambio tra palleggiatrici, sta provando a smuovere qualcosa, andrà loro, comunque giochi abbastanza compromessi. Vediamo Conti al servizio per Planet. E qui c'è l'ace da parte di Ludovica Conti, si va sul 13-22 in favore di Planet. Ed è ancora lei la giocatrice con la maglia numero 13 centrale ex Palmi lo scorso anno. È una battuta. Ha rischiato anche in questo caso un ace, però molto bene Marsala, che poi ha rimesso in gioco Simoncini. Vediamo Nicoloso, gran salvataggio e poi anche qui rischia la Planet, che però con una free ball riesce a spedire dall'altro lato. Guastella alza per Lore, smanaccia un attimo, ha provato a sorprendere le retroguardie, adesso riesce a trovare il varco per il punto numero 14-22. Un fiocco d'applausi dalla parte della Planet, il pubblico c'è sino a questo momento, oltre a quello dei tesserati di Casa Planet, però insomma, nella presa dei limiti della capienza per gli spettatori, che sia quella effettiva del 100%, ma per quello ci sarà probabilmente da aspettare, però è già tanto appunto che ci possa essere il pubblico al 75%. Lore, Guastella, ancora Lore, l'alza, ma non c'è la forza nel destro. Vediamo Guastella ancora, ha provato a servire Lore, il pallone è passato dall'altra parte, ci ha provato Scirè. Guastella. Barone, fa dall'altro lato, Simoncini, ancora Scirè, si attende solamente la mossa, quella, diciamo, come dire, la stoccata e il punto di Marsala. È stato un tocco proprio di Lore. 14-23 il punteggio. Marsala adesso per il numero 3 Scirè, Guastella, Lorè, vediamo Davì, poi Barone, Modena e poi lo Iacono. Difende molto bene ancora Barone, Guastella l'alza in pipe per Nicoloso. Poca forza muscolare nella Planet in questo frangente, anche Marsala, però insomma Marsala nei momenti giusti ha puntato dritto al sodo, al concreto, come in questo caso con Spanò, che quando c'è da piazzarla non perdona. Allora 14-24, match ball adesso sulla servizio di Scirè. Scorgiamo in questo momento Gloria Viola, qualche problema per lei, infatti non è indistinta, il secondo libero classe 2004 della formazione della Planet, oggi indisponibile. Aisa di Chiara Scirè, e allora 14-25. Eccoci rientrati in cronaca, siete sempre collegati col palazzetto di Pedara. Sto assistendo alla sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie B2 femminile, girone P tra Planet Strano Light e Fly Volley Marsala, risultato parziale al termine dei primi. Al termine del primo set è di 1-0 in favore di Fly Volley, 14-25 il parziale, come potete vedere in sovraimpressione. Adesso il primo punto firmato Scirè, partita molto bene Marsala anche in questo caso, vediamo se ci sarà la reazione della Planet, che solo a tratti parzialmente ha fatto vedere cose buone. Marsala più incisivo, anche se non troppo spettacolare, è andato molto per il concreto. E il primo set, diciamo che ha raccontato sino a, diciamo, solo una sfida aperta in avvio con i due punti firmati dalla Planet. Ne prendiamo anche nota anche noi, visto che poi abbiamo il dovere naturalmente anche di fare un riepilogo attraverso comunicato stampa, quello che poi trovate appunto su tutte le testate, sia online che cartacee. Dunque, dal 2-0 della Planet si è passati al 2-2, poi praticamente attraverso
Attraverso Scirello, Iacono, Marsala si è dimostrato abbastanza implacabile, abbastanza concreto. Planet è provato a tornare in partita. L'ho fatto con Barone, ma diciamo in maniera abbastanza tardiva. E adesso è partita molto bene Marsala, ma la Planet adesso riesce a recuperare il confronto. A 2 il parziale, in battuta Graziella Lore, Loiacono, Simoncini in bagara, ancora Loiacono in pipe. Adesso vediamo Barone con una certa energia, però ha capito tutto Modena e poi fa passare sopra il nastro, una sorta di palombella, se così possiamo chiamarla. Numero 1 Spanò, dunque torna avanti Marsala, vediamo il punteggio 3-2 adesso. Iacono, tutto Marsala tra le proteste. Qualche decisione arbitrale adesso. Punto è Planet. O no? Vediamo un po', perché stiamo cercando di capire chi verrà assegnato il punto, perché vanno a discutere gli arbitri anche con Andaloro, capitano, che allora è questo episodio abbastanza controverso che ha lasciato più di un dubbio. Punto e Planet, dunque 3-3, hanno segnato alla Planet per la consultazione arbitrale. Adesso c'è la palla fuori, andiamo errati su battuta di Valentina Leone, dunque 3-4, adesso Marsala torna avanti, però ci sembra almeno più combattuto. Beh, ancora è troppo presto per dire se ci sarà una vera e propria reazione alla parte. Intanto sbaglia anche Cirè. Ancora punto Planet 4-4. Lo Iacono, pallone fuori sull'attacco, punto Planet, riesce ad andare in vantaggio la formazione di Andaloro. Vediamo se ci sarà quella scossa tanto attesa. Pipe, quando Scire che prova a sorprendere la Planet non ci riesce, allora è impostato Cerepova, poi Barone l'attacco, ha capito tutto Marsala. Lore, Cerepova, Barone, niente da fare, vediamo lo Iacono, la palla c'è, e dunque 5 pari. Servizio Irrone per Marsala, maglia numero 6. Questi Perrone, errore di Lore, 5-6. Miuccio, Cirè, la alza Simoncini per lo Iacono, un attacco che non riesce, Miuccio e il punto c'è,
Ancora Planet, dunque sei pari, sta tenendo testa al Marsala. Simoncini dietro per Spanò, attacco che non è riuscito, ancora Marsala avanti, Shirei in pipe, bene Davi, Cerepova, Miuccio, Shirei di pugno, prova a sorprendere, non ce la fa e allora di nuovo ricomincia la Plant, ma Lorè non va oltre una free ball. Un tentativo di conclusione di attacco, poi qui sbaglia. Punto numero 7 Marsala. Davi. Cerepova in posta, Lorè. Poca convinzione oggi, Modena. Campagna, poi vediamo Barone, ce ne fa la prolunga, una sorta di verticale da posizione centrale, 7 pari, Nicole ce ne fa. Barone, scusate, Conti al servizio. Vediamo Simoncini, lo Iacono. Conti in ritardo. Conti in ritardo, dunque 7-8 Marsala. Nuovo vantaggio. La Planet non è certo quella del primo set, quando diciamo in una situazione analoga, più o meno a quella di ora, aveva cominciato a perdere pezzi. Cedendo campo all'avversario, adesso una parte probabilmente più convinta, manca solamente forse quel guizzo, quella forza in più. Vediamo Lorè, si attendono tutte le sue giocate, ma in questo caso sembrano troppo prevedibili da P4. Barone, Cerepova, Leone, Simoncini, Shirei, quella convinzione c'è da parte di Shirei sotto rete, assolutamente. Sembra in questo momento probabilmente la migliore in campo, la più incisiva, Chiara Shirei. Il Marsala 9-7 adesso. Sta provando a prendere in largo la formazione biancazzurra. Formazione lillibetana. Nel primo set sono entrate. Nessun cambio nel Marsala, intanto né nel primo né in questa metà del secondo set. Per quanto riguarda la Planet invece abbiamo visto carte rimescolate con Guastella in campo al posto di Cerepova, che ha avuto un'apparizione nella fase centrale e quasi verso la fine sui titoli di coda del primo set, e poi ingresso in campo anche per Erika Nicoloso al posto di Giulia Muccio. Altro punto intanto Marsala per la Planet. Naturalmente la Planet si augura naturalmente che non sia il là il tappeto rosso verso un'altra striscia di punti, intanto 7-10. Ancora punto Marsala, 7-11. Lo Iacono in battuta. Un po' pensieroso Andaloro, lo vediamo in fondo la nostra sinistra, in alto a sinistra dei nostri schermi. Sbaglia qui il servizio, forse in maniera troppo precipitosa. Lo Iacono, punto Planet, 8-11. Cerepova. Modena, Shirei, vediamo dall'altro lato Lorè, Cerepova, punto Marsala, io doppio tocco, dice il
Primo arbitro la signora Rosario Bulli, dunque 8-12 il parziale. Campagna è andata al servizio, Davi Cerepova da distanza, ravvicinata per Miuccio. Fortunata anche Marsala con la palla che rimbalza sul nastro e poi Cire a campo libero per mettere a segno il punto numero 13. Vediamo Miuccio, piegate le mani delle avversarie, 9-13, leggiamo subito, eccolo qui, 9-13. Il punto adesso di Leone, momento favorevole alla Planet, 10-13. Lorena in battuta. Lo Iacono. L'attacco di Scirè e money out di Miuccio. Peccato per la Planet che stava pian piano risollevandosi. 10-14 adesso. Battuta Simoncini per Marsala. 10-14 il parziale, Simoncini, Barone. Cerepova, da distanza ravvicinata Leone. Sfodera tutta, scarica tutta la rabbia nel campo avversario. 11-14. Valentina Leone è una di quelle che, come conosciamo già da 2 stagioni a questa parte, è una di quelle che prova a prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà. E allora vediamo proprio Leone, capisce tutto lo Iacono, Simoncini, poi Cire. Si continua a giocare con la Plate che ha provato a recuperare questo pallone, ma praticamente dall'altro lato del campo Lore ha mandato direttamente sulla rete. 11-15. Servizio Cire per Marsala. Davi, grande salvataggio, intercetta un ottimo pallone, poi si trova adesso il pallone che è già dentro direttamente, ce l'ha provato Conti a murare, però di fatto più che murare, diciamo a correggere appena sotto rete, comunque il pallone era già stato girato da Marsala, alla propria metà campo, quindi influente il tocco della centrale della Planet, punto numero 13. Siamo sul 12-15, ma adesso subito arriva la pronta risposta di Marsala. 12-16. Girone al servizio, Lorè. Vediamo Cerepova, Barone. Ma capisce tutto lo Iacono, grande partita anche la sua. Cerepova, ancora Barone! Incredibile, Marsala come è riuscito a salvare anche questa volta, ma questo è veramente clamoroso. Marsala dimostrando in difesa di essere veramente al top della condizione. Simoncini, per lo Iacono, lo smista, ma non passa. Davi, poi Barone, palla in alto e punto Marsala. 12-17. Se, diciamo, per Marsala la soddisfazione più bella questa per quanto riguarda i punti conquistati, perché qualcuno l'ha conquistato con una certa facilità, ma questo è stato forse più sofferto degli altri, in quanto veramente è giunto al termine di 2 salvataggi, uno dei quali davvero clamoroso, addirittura da un'altra terra. L'ace intanto di Pirrone, 12-18.
c'è turnover dalle parti di Andaloro, una centrale della formazione marsalese. Barone, Serepova, Conti, 13-18 Planet, o meglio 13-18 Marsala con punto Planet. Vi ricordiamo che quest'anno la Planet sarà in campo con una formazione di Serie C, con le formazioni under 18, under 16. Ma intanto è il punto di Marsala che non perdona quando c'è da colpire, lo fa con una certa forza, in questo caso con Spano 13-19. E vi ricordiamo insomma che saremo anche noi con le nostre telecamere, così come appunto andremo in diretta per andare a vedere quelle che sono appunto non solo le partite di Serie C, che vi proporremo naturalmente tutte, in quanto andremo poi praticamente, faremo un collegamento unico nel corso dei sabati pomeriggio, quando ci sarà in contemporanea la Planet, perché solitamente insomma il calendario ci dice che Planet di B2 e Planet di Serie C nel 90% dei casi giocano l'una dietro l'altra. E per quanto riguarda invece le formazioni giovanili, quelle le vedremo impegnate in settimana, vi proporremo appunto gli scontri più interessanti, quelli che diciamo appunto ci daranno indicazioni su quello che sarà l'andamento del campionato per le due formazioni giovanili. Intanto l'ora è 14:20. Ricordiamo appunto le formazioni guidate da Agata Ricciardello, parliamo delle giovanili, quindi l'under 18, l'under 16, che di fatto riprenderanno un. Il fatto che riprenderanno un discorso lasciato diciamo l'anno scorso, cioè a dire quello che riguarda la prosecuzione della striscia di età. Ricordiamo under 18, si trattava appunto delle under 17 del passato campionato, under 16 sono quelle invece under 15. C'è tanta carne al fuoco nella Planet che diciamo ha rafforzato soprattutto la sua batteria di under con Giulia Ruggeri 2007, l'abbiamo già detto in occasione appunto del primo set inizio partita, che è una delle quattro prelevate dalla Condor, era Davi, Rita Franceschini assente purtroppo per un infortunio, speriamo si riprenda presto, di rivederla spesso in campo. Queste sono appunto delle giocatrici che sono appunto classe 2002. Poi troviamo invece la 2006 Ludovica Polizzi e la 2007 Giulia Ruggeri, sono ex Planet. Queste poi vanno ad aggiungersi a quelle che sono, diciamo, ormai costituiscono il nocciolo duro della Planet, cioè dire Erika Nicoloso, Gabriella Questella, l'abbiamo vista appunto nel primo set, Daria Magaluso, Irene Magro, insomma sicuramente sono queste quelle che rappresenteranno il futuro della Planet tra qualche anno, su cui in tanti scommettono, a cominciare appunto da Francesco Andaloro, dalla stessa Agata Ricciardello, la società dell'amministratore delegato Giuliano Lombardo. Intanto timeout, saldamente al comando della partita con 5 punti di distacco adesso, un distacco che è avvenuto praticamente a partire dal 7 pari, e da lì poi non c'è stata più partita. Adesso va lungolinea, campagna, e dunque 16-22 il parziale. Più 6 Planet, insomma un inizio abbastanza in salita, eppure diciamo nel precampionato, che qui i risultati lasciano il tempo che trovano, è stato il primo a dirlo anche Francesco Andaloro, e questo naturalmente su questo siamo tutti d'accordo, ci aveva dato indicazioni positive con la Planet che aveva centrato 4 successi, 2 con la Team Volley che ricordiamo mi dite in B1, 1 con la Volley Valley, 3 successi, poi c'è stata una sconfitta contro la Mando Santa Teresa, B1, ma questo era abbastanza prevedibile. Questo insomma, Marsala ci sembra sicuramente di un altro passo. 16-23 il parziale, Planet che dovrà sicuramente migliorare. E allora ci avviamo verso la conclusione di questo secondo set con Campagna adesso che va in battuta per Marsala. Barone, Scirè, pallonetto di Leone che non sorprende Pirrone, allora l'attacco di Scirè, ottima Davi, Pirrone, ancora Scirè,
Davi non si fa sorprendere, rimane sulla traiettoria della palla che aveva preso una traiettoria davvero beffarda a giro. Poi il punto della Planet, questo errore di Marsala. 17-23. Campagna ancora Scirema, il muro di Miuccio scalda le mani del pubblico e anche l'attenzione della squadra. 18-23, peccato davvero perché in certi frangenti diciamo che con un pizzico di convinzione in più la Planet avrebbe potuto sicuramente tenere testa a questo Marsala. Adesso sbaglia con Chiré, 19-23 dunque Planet, meno 4. Raffiorano questi momenti in cui in questo secondo set, dal sul 7 pari, la situazione assolutamente di equilibrio. Direi il parziale con Graziella Lore, capitano della Planet, dopo 2 anni di rientro qui. La Planet per la terza volta in carriera, la prima ricordiamo quella dell'annata, della storica promozione in Serie B1, poi stagione 19-20, una prima parte fino a dicembre, gennaio, poi il rientro adesso fortemente voluto da Francesca Dolore, direttamente il finito, non si è mai spezzato con la Planet. Adesso vediamo Barone, ma la Planet non punge bene, ancora Davi, ottima la sua percezione fino a questo momento, Barone. Percetta Marsala che poi quando uscire cerca di imbastire un'azione d'attacco, ma la Planet riesce a confezionare il punto numero 20, 20-23, con, se non andiamo errati, con Valentina Leone. Spensa consigli e Graziella Lore che insieme proprio a Leone cerca di caricarsi la squadra sulle spalle. 20-23, non è proibitivo ogni tentativo di rimonta. Intanto va subito la battuta Lore, lo Iacono, poi Simoncini. E il punto della Planet su questo attacco finito fuori da parte di Spanò. Attenzione, 21-23, meno 2. Vediamo un po', la Planet sta rientrando pian piano in partita, Marsala è in difficoltà, sta sbagliando anche in attacco. E qui Cire arriva la risposta, è il punto che vale il match ball, 21-24. Servizio affidato a Carlotta Simoncini per Marsala col mancino. Barone, vediamo un po', Miuccio da posto 2 e dall'altra parte Scire da P4, Davi alzata sul tetto di Cerepova ed è punto numero 25 per Fly Volley, dunque 0-2. Terzo set, Marsala avanti per 2-0, 14-25, 21-25, il primo punto è di Pirrone. Porta avanti Marsala dunque 1-0. In battuta c'è Marsala adesso con Simoncini, Davi. Poi Cerepova in posta, alza per Miuccio in P4, diagonale forse un po' troppo prevedibile, capisce tutto. Marsala torna ad attaccare ancora la Planet, lo fa con Leone, Murata. Lore da P2, pallonetto, non ci casca. Marsala. E adesso vediamo il ancora di Marsala, dunque 2-0. Cerepova, attacco Lore, punto Planet 1-2.
L'Oreal al servizio. Fa viaggiare quasi lungo linea. Bene Marsala che difende. Prova il contrattacco adesso, ma vediamo se Repova. Miuccio! Due pari. Simoncini. Pallone in out, ma c'è stato probabilmente un tocco, vediamo un attimo perché sembrava netto, quantomeno netta la traiettoria della palla senza alcun tocco, invece il punto probabilmente di Marsala, almeno così viene decretato dall'arbitro Lobuglio, tra le proteste di Planet. L'arbitro probabilmente ha visto meglio di noi, comunque. Va sul 3-2, irremovibile la decisione di Lobuglio, 2-3 per Marsala, che torna avanti con una decisione abbastanza contestata. Barone, Cerepova, Leone in Bayern, Simoncini e Poniuccio, la riprende ancora una volta lei, tre pari. Leone, ma vediamo adesso l'attacco di Simoncini e il punto di Spano, 3-4 adesso per Marsala, terzo set, ricordiamo Marsala avanti per 2-0. Barone, stessa zona di campo dove era stato avviato il servizio, l'alzata di Cerepova e poi Spanò, assolutamente implacabile, 3-5. Sta provando ad allungare Marsala, come aveva fatto nelle due fasi quasi centrali dei primi due set, dove si era manifestato un certo equilibrio solo nelle battute inizio, poi pian piano le biancazzurre hanno dilagato. È costruito la vittoria di Sotellace direttamente di Spano, non vado a fare per lì, 3-6. La vediamo ancora uscire Simoncini, poi Spano, 3-7. Marsala in vantaggio per 7-3, quindi più 4. Miuccio conclude con una diagonale, punto numero 4 per Planet. La battuta era stata affidata appunto proprio alla Marsala, ma è stata molto reattiva la Planet nell'occasione. Proprio andata in battuta, difficoltà per Marsala che non riesce a uscire. E allora 5-7 Planet, attenzione perché adesso c'è meno 2. Numero 2 che è possibile recuperare, assolutamente. Miuccio va in battuta per Planet. Simoncini, prova l'attacco adesso Spanò e c'è il punto di Marsala. Cinque a otto dunque. Barone. Cerepova ancora Barone. Vediamo uscire in seconda linea.
Difende bene questo pallone e poi sbaglia. Attacco. Spanò. Dunque, 6-8 Planet, che dimostra di esserci almeno fino a questo momento. Due punti di solito a recuperare. Valora si inginocchia, cerca di capire i movimenti delle sue atlete. Barone al servizio. Modena. Simoncini. Sbaglia. Errore grave di Loiacono. Dunque, punto numero 7 della Planet. Simoncini. Loiacono. Lore, e qui sbaglia perché il muro di campagna è incisivo. 7-9. Dunque, vediamo questo attacco da parte di Marsala. Punto Planet, dunque 8-9, non si arrende la formazione del Tenea. Ludovica Conti in battuta. Intanto in campo Angela Milazzo, maglia numero 17. Milazzo che c'è un altro punto di Marsala. Milazzo, maglia numero 17, schiacciatrice. Prima linea, la stiamo vedendo. Campo a posto di Lorè. Quindi entrata in campo su Lorè, che è rifiata. Intanto spazio a Ludovica Polizzi, un'altra delle giovani, così come Angela Milazzo. Ludovica Polizzi è ancora più giovane, maglia numero 12. C'è l'ingresso in campo per lei. Siamo sull'8 a 10, dunque aggiorniamo subito la nostra grafica del parziale. Marsala prontamente risponde, Planet comunque rimane in scia. Barone, più combattuto sicuramente questo terzo set, ma c'è ancora tanto da fare Miuccio. 9-10. Cerepova al servizio, difende bene Marsala. Simoncini, il primo tempo su Pirrone, punto E della Planet, e adesso è parità 10-10. Subito Cerepova al servizio, prova a liberare Marsala adesso. E c'è un pallone in alto ed è il vantaggio della Planet, dunque 11-10. Palla fuori, tentativo di attacco che non è andato a buon fine. Planet avanti, più uno. Ancora Cerepova al servizio, turno favorevole. Secondo turno in battuta, uscire. Palla che finisce direttamente quasi in tribuna stampa. 11 pari, partita molto combattuta. Avremmo avuto il sentore che fosse così e che non ci fossero i presupposti per vivere una situazione difficile, come quella che era stata la fase centrale del primo set per la Planet. Adesso c'è in battuta, Marsala, che ha conquistato il punto del pari. Lo fa con Simoncini. Adesso Davi Miuccio, non si passa. Vediamo Simoncini in primo tempo. Spano. Nuovamente Marsala avanti 11-12, ma la partita è apertissima. Adesso sta alla Planet cercare di vedere quali sono le condizioni per poter fronteggiare almeno fino alla
allo sprint, quelle che sono le ambizioni dell'avversario. Visto proprio Simoncini, va in battuta, vediamo Polizzi. Barone, palla in out, riprende il largo Marsala 11-13. Milazzo, Cerepova, Miuccio, la palla che va sul nastro, c'è il punto, e c'è il punto di Planet, dunque 12-11, si torna ancora in partita. 12-13, chiediamo scusa. Milazzo, palla direttamente sulla rete, regala un punto a Marsala, 12-14. Torna in campo Lorè, dunque, una breve apparizione per Angela Milazzo, che era predicato di venire alla Planet proprio qui da un anno fa, poi non si è concretizzato il passaggio. La squadra, diciamo che omonima alla squadra della sua città, appunto, Milazzo. Volle 96, adesso quest'anno finalmente, insomma, fa parte dei ranghi. Vediamo Miuccio, molto attenta Marsala, con Modena, poi Simoncini, l'attacco che si concretizza grazie a Loiacono, 12-15, torna in quota Marsala. Marsala con Scirea abbastanza poderosa, adesso c'è Barone, punto Planet 13-15. Anch'essa Claudia Barone, schiacciatrice, sta provando a mettersi sulle spalle la squadra, così come ha fatto Valentina Leone nel set precedente, così come ha fatto Miuccio qualche minuto fa. Vediamo se ci sarà quella carica agonistica per sopperire, diciamo, a qualche mancanza, qualche lacuna tecnica che si sta manifestando. Vediamo Ludovica Polizzi in battuta, poi Modena, Simoncini, dall'altra parte Miuccio, Cerepova, Barone, Claudia Barone, 14-15. Simoncini, l'attacco è il punto di Barone, anzi no, palla fuori, peccato davvero, peccato, peccato davvero, era stato un muro che con un pizzico un po' più di fortuna avrebbe potuto regalare il 15 pari, nulla di fatto però, comunque veramente dimostra di tenere testa al Marsala, 14-16 il parziale. Miuccio, pallonetto, poco convinto sul lungolinea. Allora ci riprova Marsala, ma ci riprova anche la Planet, lo fa con Barone. Grande salvataggio di Marsala, un po' come era stato nel set precedente, che aveva consentito praticamente di vincere, forse una delle chiavi del secondo set. Ripeto, sul 2-0, adesso c'è un punto della Planet, c'è un errore, forse un... No, non un doppio tocco, forse una palla trattenuta probabilmente. Allora 15-16 comunque, quello che conta è il risultato. Siamo sul 15-16 a favore di Marsala. Ricordiamo ancora una volta che questa è una sfida valida per il campionato di Serie B2, Girone P. Siamo alla prima giornata, si stanno affrontando Planet e Sunlight qui a Pedara e Jason Com Fly Volley Marsala. Miuccio in battuta. Scire, poi Simoncini. Finta il tentativo di attacco da posizione centrale, una compagna di squadra, ci prova Loiacono, ma non passa, bene difende la Planet, adesso però Marsala fa male, 15-17 più 2. Spano al servizio, è l'opposta della formazione guidata da Marco Adornetto, che stiamo vedendo in piedi, lo vedete in alto a sinistra.
Conti ha provato l'attacco. A terra Ibranuccio, poi Barone, il suggerimento di Davi. Simoncini, ancora Davi dopo l'intercetto di Loré. Simoncini la gira, troppo prevedibile per Miuccio. E allora di nuovo costruisce la Planet. Loré e con Barone finalizza 16-17. L'urlo liberatorio di Claudio Barone. 16-17, meno 1 Planet. Nonostante questo meno 1, meno 2, comunque con un punteggio che rimane sempre in bilico. Barone è andato al servizio. Abbiamo attacco di Simoncini per Lo Iacono. Modena, attacco in pipe di Scirè. Dall'altro lato Lore. Niente da fare, ci provi in un secondo tempo. Sì, due giocatrici sul pallone, alla fine sbaglia tutto, peccato Barone. Croce e delizia per la Planet, 16-18 per Marsala. 16-18, siamo nel momento probabilmente decisivo. Vittorio Marsala, rientro in partita della Planet, qui sbaglia però Barone, che se ne assume tutte le responsabilità e consente a Lo Iacono di andare in ace 16-19. Ancora Lo Iacono al servizio per Marsala, Barone. Gira Cerepova con Mancino. Qui c'è il punto ancora di Scirè, assolutamente implacabile Marsala. Dunque Lo Iacono è andato in battuta. Vediamo Miuccio in pipe. Libera abbastanza bene Modena. Poi Ludovica Conti suona la carica con questa diagonale 17-20. Strada abbastanza impervia per la Planet. Cercare di recuperare però. Ci sono ancora tutte le possibilità. Bisogna balzare un po' più i ritmi, magari. Avere quella cattiveria, l'abbiamo detto più volte, che Marsala ha avuto senza strafare, senza troppo spettacolarizzare il gioco, però quello che serve, diciamo, è proprio la concretezza, quella che probabilmente più e soprattutto il fatto di aver compiuto meno errori, almeno da quello che possiamo dire noi da non troppo esperti di volley, è quello che sta consentendo in questo momento a Marsala di vincere. In pipe adesso Diana Spanò 17-21. Vediamo Campagna all'in-out 18-21. Non ci sembra che ci siano state sostituzioni sino a questo momento da parte di Marsala. Dunque Adornetto ha mantenuto praticamente lo stesso schieramento di avvio gara, di fatto quelle che sono in panchina, cioè dire Catania, Pitone, Antico, Consoli e De Marco, non hanno praticamente timbrato la presenza. Adesso Scirè sbaglia l'attacco 19-21 Planet. Meno 2, ci sono sempre speranze per poter recuperare questa sfida, e allora lo fa adesso con quest'azione che partirà dalla battuta di Cerepova, lungo linea. Scirè recupera la palla in pipe, poi Lo Iacono a terra. Cerepova recupera un pallone non facile, poi Scirè ancora si immola Barone. Ma qui Scirè è risolutiva, 19-22 per Marsala. Battuto
Simoncini, vediamo questo attacco provato da Miuccio, non riuscito, vediamo uscire dall'altra parte. Il punto, mani out di Lorè. 19-23, partito ormai si avvia ai titoli di coda. Sul 2-0 per Marsala. Meno 4 Planet. Un esordio non facile, certamente con una Planet da rivedere. Nella prossima c'è il derby, quello con la Colle Valle, Funivia dell'Etna a Catania per la seconda giornata sabato prossimo. Colle Valle di scena in questo momento in contemporanea. Anche qui un avversario tutto da valutare, questo della Colle Valle, perché l'anno scorso si è rivelata la vera e propria sorpresa del campionato. Riuscita appunto poi a scavalcare anche la Planet in classifica nel finale di campionato. Allora, qui saranno poi i derby, diciamo anche che i valori poi lasciano il tempo che trovano. Intanto set ball, match ball addirittura per Planet. 19-24 va in battuta Simoncini. Lorè, Cerepova, Miuccio e il muro decisivo di Pirrone che la chiude qui. Planet Strano Light, Fly Volley Marsala 0-3. Finisce così questa sfida qui al palazzetto dello sport di Ferrara. Allora in finale con Fly Volley Marsala che vince 3-0 sulla Planet Strano Light. Un grande applauso per quella che è stata una delle partite della prima giornata del campionato di Serie B2 Girone B, Serie B2 femminile, stagione 21-22. Noi vi ringraziamo per essere venuti qui al Palazzetto dello Sport e ringraziamo anche coloro che ci hanno seguito tramite la nostra pagina Facebook con questa diretta, la prima diretta dell'anno.